Rotonda. Poi lei ha continuato a produrre film, ma ha anche fatto il regista di alcuni documentari. Cosa l'ha spinta a dirigere questi documentari? La cosa che abbiamo citato prima, dei film che erano politici, con Costa Gavras ho fatto dei film su il Cile, eccetera, e mi sembra bene di essere implicato nella società, nelle combattis, nel pericolo che sta sulla pianeta. Ma nessuno parlava di una cosa gravissima, che cosa diventa la pianeta. E dunque mi sembrava che, come all'epoca della dittatura, non parlo più della dittatura, ma dello stato dove la natura, sia in Indonesia, in America del Sud, in Africa, sono disastri. E le cose, le dommage, vanno, i danni vanno a una velocità che è terribile. E continuiamo a parlare, non c'aveva ministero, non c'aveva servizio pubblico che si preoccupava delle riviere, del mare e tutto. Ma com'è possibile? E ascoltando dei scientisti, che parlano, che dicono delle cose del nostro avvenire molto vicino. Nessun politico prende coscienza. C'è un fatto politico astratto, quando parlano concreto, per me è astratto. Perché che cosa diventiamo? Non soltanto i nostri figli, i nostri bambini, ma noi come andiamo a vivere? Io avevo una nave, quando ero giovane, una nave di pescatori, peschevamo il Mediterraneo, non c'è una nave, ma è peschericcio, l'ho visto, insomma, diciamo che è una nave. E dunque facevamo l'ancioga, la sardina, diversa, non c'è più, le foreste sono distrutte, come è possibile? E l'agricoltura, che bene l'agricoltura, ci abbiamo bisogno. E non c'è più di insetti, perché ci sono insetticidi, ci sono pesticidi, tutte queste cose che... E dunque, non è possibile. Allora mi sono detto, facciamo un film. Primo, un film che si chiamava Le Peuple Singe, che abbiamo fatto 25-30 anni fa. Il Peuple Singe, che era per tutto nel mondo, sono i primati, grandi scemi. E da 30 anni, quando vedo in Indonesia il posto dove c'aveva l'orangutan, la foresta è diminuita di metà. Vuol dire che l'ambiente non scende più, gli animali non ci sono più neanche. E donc in tanto esempio che tanto ambiente, tanti animali vanno, spariscono, gli alberi, mi sembrava, il platano non c'è più. Le palme sulla Mediterranea, sulla Costa d'Azzurro, non c'è più. Le olive nel sud dell'Italia sono malate. E tutto, la prendiamo qui, rimangono altri alberi. È un disastro. E dunque ho cominciato dopo a fare un film sui piccoli insetti. Insetti sono tutte, come si dice, come si sapeva gli insetti portano che porta la floraison l'impollinazione, le api, non soltanto le api ma tanti, l'agricoltura, la terra. E c'è un savante in Francia che dice che cosa è la cosa più formidabile, la più indispensabile, è il vermine di terra. Il vermine di terra sono le gallerie sottoterra, è la respirazione della terra, non c'è più. Donc, quando abbiamo fatto questo film, Microcosmos, prima è divertente perché si sa che non c'è bisogno di andare in Africa, in America del Sud. Basta di guardare sotto il nostro piede e c'è un universo che è stupendo. Quando si vede una formica che va in alto dell'erba, c'è il vertigo, è terribile come alto. E poi di altre sensazioni, di dimensioni
esiste secondo la nostra età. Quando siamo formica è un'altra cosa il nostro mondo, quando siamo un uccello è un altro mondo.